Col cambio rotto, però quest'anno sono arrivato. Allora, intanto gli faccio i complimenti per la vittoria della Coppa di classe di categoria a livello italiano. Prima cosa, complimenti. Grazie. La Coppa Sila è un di più per te, giusto? È la gara di casa da portare a termine. Quest'anno doveva arrivare a forza sopra, qualunque cosa succedesse. La macchina anche a piedi. Anche a piedi mi dovevano fermare sulla strada, ma se no la macchina doveva essere qui al parco chiuso. Bene, bene, inutile dirti se ti piace o che cosa ti emoziona della Coppa Sila. Quest'anno più degli altri anni, perché dopo la Coppa di classe la pressione addosso era tanta, quindi fare un buon tempo e un buon risultato era dopo. Bene, vuoi salutare qualcuno? La mia famiglia, il mio sponsor, il mio preparatore. La vittoria voglio dedicare a mio papà, perché quest'anno è il 100° anno che lui corre. Proprio è iniziato qui nel 94 alla Coppa Sila, quindi questa vittoria è dedicata a lui. Bene, grazie. Grazie. Ciao. A te. Resistart, classe 1006 della Resistart, dove sul terzo gradino del podio sale un pilota della Cosenza Corsa che corrisponde al nome di Marco Spadaccino.
Seconda posizione per Mattia Baldino Staino, con anche lui con la Peugeot 106, altra Peugeot 106 sul primo gradino del podio, altro pilota della Cosenza Corse che conosciamo molto bene anche in ambito super salita, ed è il vincitore della Coppa di questa classe, Antonio Aquila. 6:30:87, ottimo tempo per Antonio Aquila, che ha ottenuto questa bella gratificazione nella gara di casa, come l'hanno ottenuta anche gli altri piloti, delle belle soddisfazioni che vanno cercate in un tracciato così difficile ed impegnativo come quello della Coppa Sila. Bene, e questa è la classe 1006 della Racing Start. Noi ci complimentiamo con tutti i protagonisti, mentre ci ha raggiunto il direttore di gara, ci ha raggiunto il presidente dell'auto.